Professor Sciarretta, che margini di discrezionalità ha un sindaco nella scelta del proprio staff, considerato che ogni amministrazione ha già in organico dirigenti che potrebbero comunque ricoprire determinati incarichi? Insomma, l'elemento fiduciario prevale sempre e comunque? Ma l'elemento fiduciario prevale nel momento che si devono ricoprire degli incarichi che sono strettamente attinenti a quella che è la funzione di indirizzo politico e di controllo che compete all'organo di governo, quindi al sindaco. Tant'è che quello che viene usualmente chiamato come staff, quindi come uffici di staff, cioè che sono alle immediate, collaborano strettamente con l'organo di direzione politica dell'amministrazione comunale, anche quando sono degli esterni, hanno un contratto a termine che scade con la scadenza dell'amministrazione, quindi della giunta e del sindaco che lo ha nominato. Quindi praticamente alla scadenza della precedente amministrazione comunale scade anche tutto quello che è il personale di staff. Ovviamente trattandosi di funzioni che sono intrise di quello che è un significato in qualche modo politico, nel senso di quello che può essere un indirizzo politico verso l'amministrazione, gli organi di governo si dotano appunto di persone dove vi è un rapporto strettamente fiduciario. Ciò non toglie che si possono anche utilizzare del personale già interno, ma siccome in tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, vi è una netta distinzione tra quelle che sono le funzioni di governo inteso come indirizzo e controllo dell'attività dell'amministrazione e poteri di gestione inteso come attività concreta di amministrazione, normalmente si dotano tutte le amministrazioni comunali, ma anche le altre amministrazioni pubbliche, di persone, appunto, ripeto, strettamente fiduciarie. Il rapporto è un rapporto che, proprio perché è di staff, scade quando viene meno diciamo, l'amministrazione che ha nominato questo personale. In che modo, alla luce dei recenti interventi normativi, l'ANAC può condizionare le scelte di un'amministrazione? Dunque, l'ANAC ovviamente non è che condiziona nel senso, ma in qualche modo coopera a quelli che sono il raggiungimento delle finalità istituzionali di questa autorità. È un'autorità che via via ha avuto un ampliamento di quelle che sono le sue competenze e diciamo che per grosse linee possiamo dire che oggi si occupa di tutto ciò che è l'ampio settore cosiddetto dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'etica pubblica. Condizionamenti, diciamo meglio collaborazione. La collaborazione, le varie discipline, in particolare c'è anche quella sul recente codice dei contratti pubblici, approvato appunto quest'anno, vi sono tutta una serie di funzioni che sono di competenza dell'ANAC, anche da un punto di vista sia di regolazione di quelle che sono le corrette procedure ai fini del rispetto di quelle che sono, diciamo, una corretta e coerente svolgimento delle attività delle singole amministrazioni, sia per quanto riguarda quello che possono essere anche una sorta di consultazione, di parere da parte dell'autorità. Tra l'altro, diciamo, parlavo prima di collaborazione perché è previsto proprio da un regolamento dell'ANAC, un recente regolamento che l'ultimo è stato approvato adesso nel luglio di quest'anno, dove vi è la possibilità di tutte le amministrazioni pubbliche di rivolgersi all'ANAC per avere una sorta di parere preventivo su tutto ciò che riguarda l'attività di amministrazione, sia interna che esterna. Ecco, in questa ottica diciamo che l'ANAC coopera, quindi non è tanto condiziona, ma coopera a un miglior assolvimento delle funzioni che ciascuna amministrazione è chiamata a svolgere. Dipartimenti e assessorati, spesso la differenza non si coglie. Possiamo fare chiarezza sul punto? Siamo appunto, sono due sfere diverse. Dipartimento siamo nell'ambito della gestione, assessorato siamo nell'ambito dell'indirizzo politico. Assessorato altro non è che un ufficio di indirizzo politico diviso per settori in base ad una delega che il sindaco dà alle persone che sceglie come componenti della sua giunta. Gli assessori altri non sono che i componenti della giunta. Il dipartimento invece è formato da personale
amministrativo stabile che svolge tutti i compiti di gestione dell'amministrazione e quindi diciamo così il Dipartimento esegue quelle che sono gli indirizzi però programmatici di carattere basso generale senza entrare nel dettaglio dettati dall'organo politico e quindi anche dall'assessorato. Quanto un'amministrazione rischia di veder compromessa la propria efficienza dallo spoil system che inevitabilmente richiede dei tempi di rodaggio a chi subentra? Ma lo spoil system, diciamo così, che per quanto riguarda questo appunto che è un sistema mutuato dal diritto anglosassone e comunque la possibilità di sostituire tutti quelli che sono gli uffici, parlavamo prima degli uffici di staff, tutti coloro che sono componenti, che compongono appunto l'entourage dell'organo di governo di un ente, sia esso comunale o di altro livello, va visto nell'ottica della appunto della migliore assolvimento delle funzioni da parte dell'organo di governo. Se stiamo al comune, ai comuni, il sindaco ovviamente ha la responsabilità di tutto ciò che fa, quindi è necessario che si doti di personale, come dicevo prima, fiduciario. Condizionamenti, ma in realtà spesso è improprio anche parlare di spoil system, nel senso che, come dicevo prima, vi sono tutta una serie di incarichi appunto fiduciari di coloro che svolgono funzioni attinenti all'indirizzo politico che scadono con la precedente col mandato dei precedenti amministratori, quindi diciamo devono essere fatte delle nuove nomine, non sono in carica sostanzialmente nei comuni. Poi vi è la possibilità anche di scegliere persone interne, cioè nel senso che persone già strutturato nell'ente che può essere ovviamente impiegato. Però ripeto, diciamo è nell'ottica del sistema, cioè nella logica del sistema che vi sia una per funzioni più delicate, per funzioni che sono proprio di stretta esecuzione di quella che è l'indirizzo politico che viene dato dall'organo di governo dell'ente, che vi sia del personale appunto strettamente fiduciario. Quindi diciamo, tra l'altro faccio una piccola postilla, tra l'altro la Corte Costituzionale, che è stata più volte impegnata su questo tema, ha diciamo inibito, ritenendo contraria alla Carta Costituzionale, tutta una serie di diciamo decadenze automatiche dai vari incarichi, ma non ha limitando questo diciamo o meglio dando questa possibilità alle amministrazioni, siano esse locali, statali o di altre livello, nel momento in cui si tratta di sostituire coloro che fanno parte appunto di questo personale di staff, di questi uffici di staff, proprio per consentire il miglior assolvimento dell'indirizzo politico che compete all'organo di governo. Esiste un modello più virtuoso di amministrazione locale, magari all'estero? Dunque, il modello virtuoso, se fosse possibile rispettare quelle che sono diciamo l'impianto previsto dall'attuale testo unico degli enti locali, per quanto diciamo risale al 2000, potrebbe ovviamente essere già quello un modello virtuoso, almeno sulla carta. Chiaramente quello è un modello che bisognerebbe fare le giuste proporzioni, tenendo presente che quello si applica ad esempio a Roma, ma si applica anche a comuni di piccolissime dimensioni e quindi ovviamente i problemi e anche le tematiche sono molto diverse. Esempi, ripeto, non possiamo fare un paragone per quanto riguarda sistemi che non sono tra di loro comparabili, intendo grosse dimensioni e piccole dimensioni come comuni. È chiaro che in una amministrazione italiana, nazionale, di più piccole dimensioni è più facile trovare un modello virtuoso che sia aderente a quel modello normativo cui accennavo. Quindi è molto più complicato su realtà metropolitane. Come modelli virtuosi che vediamo in giro, sicuramente può essere quello francese o può essere quello tedesco, che hanno impostazioni diverse, ma siamo lì in un contesto che non è uguale, identico al contesto nazionale, quindi non è immediatamente importabile nel nostro sistema.